Buonasera a tutti da Feltrinelli in via Ceccardi a Genova. Questa sera ho l'onore di presentare in questa cornice meravigliosa di romanzi a 360 gradi Bruno Morchio. Bruno Morchio è il suo ultimo romanzo, uscito proprio da poco tempo, che però sta già conquistando, devo dire, moltissimi lettori, ed è Voci nel silenzio. Intanto, ciao! Ciao! Come stai? Bene, grazie. Come viviamo questo momento arancione? Cosa riesci a... sei più a casa? Sei abituato? Cosa... Ma diciamo che mi sollecita a produrre di più, perché ecco, devo stare a casa, quindi quando sto a casa scrivo. Quindi partiamo dall'ultima domanda. Stai già scrivendo? Sì, sto scrivendo un romanzo che dovrebbe uscire il prossimo anno, ovviamente, credo, prima dell'estate. Abbiamo già un'anteprima, non ci dirà assolutamente nulla, argomento, non ci dirà nulla, però quantomeno sappiamo che sta scrivendo. Ascolta, ti farei una domanda, anzi la prima domanda che vorrei farti è questa. Diciamo che gli scrittori, da marzo in poi, possiamo dire che si sono divisi in due categorie. Chi si è occupato tantissimo di questo periodo storico e chi non se ne è occupato per niente. Secondo te, perché? Ma io credo che quello che abbiamo vissuto in questi mesi è talmente sconvolgente dal punto di vista dell'esperienza, qualcosa di che non avremmo mai immaginato, e fra l'altro con una dimensione davvero globale. Penso che questa sia la prima epidemia davvero globale, cioè che ha toccato tutti i continenti e tutti i paesi della Terra. Per cui quando accadono eventi traumatici di questo tipo, diciamo, quello che puoi scrivere è magari il reportage come erano i reportage di guerra, no? Però scrivere di letteratura, di romanzi su questo tema è difficile, credo che sia abbastanza difficile, insomma. Un'operazione ostica, perché solitamente la necessità di mettere una certa distanza di fronte a certi eventi credo che sia necessaria in letteratura. Per quanto mi riguarda, io ho deciso di ambientare il romanzo nel lockdown, accentuando molto un aspetto di normalità. Cioè, Baci Pagano conduce questa indagine. In realtà le indagini sono due, nella prima parte del romanzo è raccontata un'indagine che si svolge nel 1998 e nella seconda parte l'indagine attuale, condotta appunto durante la quarantena di aprile, però lui non esce praticamente quasi mai di casa, fa soltanto una puntata fuori. Io ho cercato di raccontarla però molto descrivendola come una sorta di normalità, e la normalità è giustificata dal fatto che stiamo parlando di un uomo che si era fatto prima 5 anni di carcere di massima sicurezza e poi 6 mesi di reclusione in casa, imbragato in una lovestra, quindi in una struttura ortopedica rigida, molto impegnativa, con l'idea, durante l'estate tra l'altro, e con l'idea di dover essere operato un intervento con 30% di probabilità di riuscita. Per cui tutto sommato diciamo che i 2 mesi di lockdown per lui sono stati quasi una vacanza. E infatti hai anticipato una delle letture che ho scelto questa sera, che racconta proprio quello che Bruno ha appena raccontato. La telefonata è arrivata ai primi di aprile, nel mezzo del lockdown decretato dal governo per contrastare la pandemia da Covid-19.
Alle 10 del mattino, di rimpetto alle finestre di casa, un sole luminoso e beffardo illuminava il prato della facoltà di architettura, bello e deserto come il giardino dell'Eden dopo il peccato originale. L'università era chiusa, così come i bar e i negozi di Stradone Sant'Agostino, e il silenzio era rotto solo dal tubare dei piccioni e dalle alte grida dei gabbiani che roteavano in un cielo azzurro, immenso e vuoto. In televisione ripassavano ancora le immagini di Bergamo, con la fila di camion dell'esercito che notte e tempo portava le salme a un'anonima lacrimata sepoltura. Mi hanno ricordato gli orrori del secolo scorso, anche se si trattava di vicende così diverse tra loro e lontane, nello spazio e nel tempo, rievocavano i campi di Auschwitz e Treblinka in Polonia e le fosse comuni della Bosnia e Erzegovina. La consegna di non uscire di casa, contro cui qualcuno ha rivolto una discutibile indignazione, non mi è pesata. L'ho presa come un'altra prova, forse l'ultima, a cui la vita ha voluto sottopormi, quasi a testare la mia capacità di sopportazione con l'avanzare dell'età. A 21 anni mi hanno rinchiusa in una cella di massima sicurezza e ci sono rimasto un intero lustro. 7 anni fa mi hanno sparato e ho trascorso 6 mesi segregato in casa, imbragato in una struttura ortopedica che mi bloccava il collo e la testa in attesa di essere operato. L'intervento aveva il 30% di probabilità di riuscita, pena restare paraplegico o lasciarci la pelle. E in quel periodo ho convissuto con la morte attraversando un'estate torrida, imbozzolato in una diavoleria perennemente umidiccia chiamata Halovest, tra dolori lancinanti che riuscivo a sedare solo con dosi massicce di oppiacei. Insomma, al confronto questi 2 mesi di quarantena trascorsi in buona salute tra fornelli, buone letture, quotidiani esercizi ginnici, film e serie TV, niente affatto male, sono stati una specie di vacanza. Ho un solo rammarico: lo tsunami improvviso che mi ha costretto ad una prolungata solitudine è arrivato dopo che avevo conosciuto una donna e iniziato quella che potremmo definire una relazione. Si chiama Giulia Corsini, abita nella diga bianca di Vegato e fa la maestra elementare. Ora vede i suoi bambini attraverso lo schermo di un computer e si affanna fino allo sfinimento per fornire a quelli che non lo possiedono un tablet o un cellulare. Quanto al fatto di non poter vedere mia figlia, bloccata a Parigi e nell'impossibilità di rientrare in Italia, non è stato un problema, ormai ci ho fatto l'abitudine. Una volta appurato che era chiusa in casa e teneva le lezioni su piattaforme digitali senza rischiare di essere contagiata, ho lasciato ad Essam, il suo innamoratissimo fidanzato, l'incombenza di rodersi per la sua assenza. Del resto, quando era bambina, non l'ho vista per 10 anni e ho combattuto con la paura di perderla per sempre. Abbiamo imparato insieme a fare a meno uno dell'altra, senza che questo abbia mai messo in forse la certezza di amarci. Un pezzo bellissimo, devo dire, un incipit che emoziona soprattutto pensando anche al rapporto di baci con la figlia. Abbiamo avuto, no, la possibilità di leggendo gli altri suoi romanzi, che insomma per tanto tempo non è riuscita a vedere sua figlia perché la ex moglie era molto preoccupata del mestiere di baci. Quindi di fatto questo rapporto, vediamo che quando i rapporti sono saldi, no? Possono affrontare qualunque tipo di diversità, tra le quali la lontananza, che effettivamente insomma è d'obbligo, no? È d'obbligo ancora oggi, è d'obbligo. E quindi io ti chiedo, nel rapporto con questa figlia, c'è qualcosa che... chiaramente parlando di baci, c'è qualcosa che Baci rimpiange rispetto al rapporto con sua figlia? Perché qui è chiaro che lui dica ci amiamo così tanto che sappiamo che la distanza non sarà mai una cosa che ci allontanerà dal punto di vista emotivo, no? Hai voglia di raccontarci un po' di questo loro rapporto? Ma il rapporto si è sviluppato nel corso dei 13 romanzi con vicende alterne, perché nei primi romanzi abbiamo questa angoscia di Baci di perderla, questa angoscia e questa rabbia nei confronti dell'ex moglie che si è poi rivolta a un giudice del Tribunale dei Minori
e Baci non ha potuto vederla. In realtà non è proprio vero che non ha potuto vederla, perché col mestiere che fa, che appunto lo rende molto capabile nel fare pedinamenti, in realtà l'ha vista, e come, è lei che non ha visto suo padre. Successivamente, diciamo, c'è una svolta quando Aglaia sta per compiere 18 anni. È lei che prende l'iniziativa di andare in Sardegna, dove Baci stava svolgendo un'indagine, e siamo con La morte non si tratta, e padre e figlia si ritrovano. Si ritrovano, direi, con una certa facilità, come se il rapporto non fosse mai finito, e nel corso dei romanzi successivi poi riusciremo anche a capire meglio perché questo succede. Perché in realtà Clara, la ex moglie di Baci, ha impedito ad Aglaia di vedere suo padre per sottrarla all'angoscia di perderlo, perché diciamo, quando Aglaia aveva dai 5 agli 8 anni, Baci si è ritrovato più volte all'ospedale a causa di ferite da taglio da arma da fuoco. E quindi l'idea che questa bimba crescesse con un padre che non si sapeva se la sera tornava a casa, è stata valutata anche dai giudici del tribunale come una situazione intollerabile. Però la mamma non ha mai messo in cattiva luce il padre, anzi lo ha sempre valorizzato, tant'è che Aglaia, appunto, quando ha 17 anni, quando sta per compierne 18, fa il suo colpo di testa e scappa e va a trovare suo padre. Da lì in poi comincerà un rapporto che ha una sua continuità, perché Aglaia si iscriverà a lettere all'università, quindi andrà a vivere a casa di Baci e sarà molto presente, soprattutto quando poi lui viene ferito gravemente. Insomma, Aglaia si mostrerà di essere molto molto attenta, diciamo, attenta e di provare dei forti sentimenti nei confronti di suo padre. Grazie. Torniamo al romanzo. Voci nel silenzio. È un titolo veramente suggestivo. Io, leggendo il romanzo, ho trovato un silenzio meraviglioso, perché ne leggerò anche poi un brano. Il silenzio dovuto al fatto che no auto, no gente per strada, e quindi la natura si è ripresa ai propri spazi, no? Sia a livello proprio di cielo che di mare, che di animali. Abbiamo visto tornare, no, dei meravigliosi animali, cigni a Venezia addirittura. Quindi, insomma, c'è stato il positivo in tutto questo, in questo disastro c'è. Ma ci racconti le tue voci nel silenzio? Cioè, secondo te, in questo romanzo, quali sono le voci nel silenzio? Il romanzo naturalmente fa riferimento alla quarantena, quindi le voci che arrivano, che poi sono in realtà voci che arrivano attraverso video Skype oppure attraverso il telefono, sono appunto voci che arrivano da un silenzio che c'è appunto tutto intorno alla casa di Baci, Stradone Sant'Agostino, quindi è il silenzio della quarantena. Però a un certo punto Baci si rende conto che questo silenzio della quarantena ne nasconde un altro molto più profondo, che è un po' quello che caratterizza questo romanzo. Negli ultimi due romanzi di Baci io avevo insistito molto sul fatto di guardare al futuro. Questo romanzo, che ferma Baci in casa, lo costringe, insomma, a una stasi, anche se poi l'indagine viene svolta ugualmente, lo porta ovviamente a bloccare l'azione e a guardarsi un po' dentro. E quindi qua riprende vigore la carica
del passato. E allora c'è un altro silenzio, che è il silenzio di una memoria che si è un po', da un lato, sbiadita, frammentata. Quando arriva questa telefonata che hai di cui hai letto, insomma, che è una telefonata di Lara, la figlia di un ex brigatista rosso morto per Covid, che lascia a Baci una lettera che sarà poi quella che lo guiderà nell'indagine, e l'indagine riguarda le modalità della morte della compagna di questo brigatista, Beppe Bortoli, la compagna che si chiamava Marina Tanzi, e che è poi la madre di Lara, la madre di questa ragazza. Baci avverte, sente questa voce che arriva appunto dal silenzio al telefono, e questa voce gli provoca una reazione che lui non capisce subito. Perché? Perché in realtà lo rimanda ad un'altra voce, che è appunto la voce di Marina, che lui ha conosciuto nell'82, quando, dopo, una volta uscito dal carcere, è andato in giro per il mondo, e tra l'altro è finito a Cuba, a Santa Rosa, dove, in una piantagione di canna da zucchero, lì ha conosciuto Marina e ha avuto una relazione con lei, breve ma importante, che poi si è persa. E allora la voce di Lara richiama la voce di Marina, e forse questa è un po' la molla che porta Baci ad accettare questa improbabile indagine. E allora leggerei un brano dove appunto abbiamo l'incontro tra Lara e Baci. L'appuntamento era fissato alle 10 in Corso Magenta, sopra la stazione della funicolare di Sant'Anna, che avevo raggiunto a piedi. Se polizia o carabinieri mi avessero fermato, ero pronta a giustificare lo sconfinamento con la necessità di ritirare alcuni prodotti officinali nell'antica farmacia dei monaci. Poteva funzionare come no, ma le sanzioni, per quanto salate, erano un rischio che valeva la pena di correre. Il locale della vecchia vaccheria, inglobato nell'edificio della stazione, era chiuso e la strada pressoché deserta. C'erano 3 persone in attesa davanti alla macelleria e neanche un'auto di passaggio. Solo il canto degli uccelli rompeva un silenzio che ricordava quello delle ore più remote della notte. L'aria tersa del mattino era intrisa di un intenso profumo di gelsomino e i tigli stavano rivestendosi della loro chioma lussureggiante, con le foglie ancora tenere e di un verde chiaro. La quarantena ci stava regalando una primavera irripetibile. La esibiva in modo sfacciato, provocatorio, quasi sbeffeggiandoci per lo scorno di non poterne godere, chiusi come ratti dentro le nostre case, e intanto mostrava cosa sarebbe stato il mondo in assenza degli esseri umani. Ero sveglio dall'alba, non stavo più nella pelle dal desiderio di conoscerla. Lara Bortoli passeggiava lungo il marciapiede senza preoccuparsi di essere fermata, grazie al piccolo cane, un simpatico Bredon bianco e marrone, che teneva al guinzaglio. Quando al telefono, 2 ore prima, le avevo proposto di incontrarci, si era mostrata entusiasta. «Per me non è un problema», aveva detto, «ci pensa Whisky a portarmi fuori». «Ma lei come farà ad arrivare quassù?» «A piedi», ho risposto, anche se ero tentato di ribattere nello stesso modo che ha usato lei per recapitarmi la lettera. Se non l'ho detto, è stato perché ho avvertito quanto la prospettiva di conoscermi di persona la eccitava, soprattutto dopo aver appreso che il giovanotto della fotografia in bianco e nero, il capellone con la barba alla Che Guevara che abbracciava sua madre, ero io. Vestiva come una qualunque ragazza della sua età, giubbino e calzoni di jeans, t-shirt bianca con la figura di Dylan Dog disegnata sul petto e un paio di sneakers rosa ai piedi. L'ho riconosciuta subito. Nonostante indossasse la mascherina chirurgica e la sua corporatura fosse tutt'altro che esile e atletica. Gli occhi erano quelli di sua madre e i capelli, neri e lisci, le ricadevano sulle spalle con la stessa naturale scioltezza. La figura, le proporzioni e il modo di camminare invece non erano quelli della Marina che avevo conosciuto. Lara era leggermente obesa e la postura, appena incassata in avanti, ricordava piuttosto il portamento del padre.
Al primo colpo d'occhio mi parve bella, anche se aveva il viso coperto. Come me, non portava i guanti in lattice. Finalmente, disse appena le fui di fronte. Gli occhi ridevano. Buongiorno, Lara, ho risposto. Dobbiamo toglierci da qui, siamo troppo esposti. Prendiamo salita Sant'Anna, ha replicato attraversando la strada. Abbiamo imboccato le scale e poi la cresa che sale lungo la collina e ci siamo ritrovati in uno spazio che nessuno da sotto riuscirebbe a immaginare. Piazza Sant'Anna è una sorta di oasi, un giardino segreto. Questo angolo nascosto della città alta si presentava così anche prima della pandemia e del coprifuoco. Deserto e silenzioso, un luogo fuori dal mondo. Sotto il tiglio secolare passeggiava lento un uomo anziano, munito di mascherine e guanti, con un bastardino nero al guinzaglio. Io amo la scrittura di Bruno Morchio, perché al di là del detective, che chiaramente del quale non si può più fare a meno, e quindi poi pregherei Bruno di darci qualche anticipazione di un prossimo, perché ho già l'ansia, ma fondamentalmente sono, io dico sempre, sia a lui sia alle persone che mi stanno vicino, che Bruno è un poeta. Cioè lui riesce a fare delle descrizioni dei luoghi che davvero sono meravigliosi. Io che sono stata nella farmacia dei Monaci, ho avuto la possibilità di vedere Piazzetta Sant'Anna, è esattamente come la racconta lui. Quindi chi ligure non fosse, o meglio, chi genovese non fosse ancora andato a vedere questa piazzetta, vi prego andate, magari con il libro di Bruno Morchio, in modo da essere certi che tutto ciò che racconta è assolutamente vero. Ma torniamo un po' al romanzo. C'è una parte che hai fatto più fatica a scrivere, cioè durante la stesura del romanzo c'è stato un momento, il classico, non dico blocco dello scrittore, però un momento in cui hai detto, e adesso? Ma dunque, in realtà io questo romanzo non lo volevo proprio scrivere, cioè non riuscivo a cominciare a scriverlo. C'è da dire questo, durante il lockdown, quindi a marzo e aprile, all'inizio io ho fatto molta fatica a recuperare la concentrazione, non dico per scrivere, ma anche per leggere. E questo poi ho scoperto che è stata una esperienza largamente condivisa, insomma, da molti altri, perché chiusi in casa, confinati in casa, io avvertivo proprio un bisogno, di cui parla anche Bacci nel romanzo, di sapere che cosa succedeva fuori. Quindi ero continuamente connesso, guardavo internet, guardavo i social, guardavo la televisione, perché avevo bisogno di sapere che cosa diavolo stava succedendo. Per cui nel periodo proprio del lockdown vero e proprio, nel primo periodo non sono riuscito, ripeto, neanche a leggere libri. Poi ho cominciato a leggere libri e direi ne ho veramente letti tanti, cioè da un certo punto in poi mi sono sbloccato e ho anche scritto, perché Il Secolo poi mi ha chiesto un racconto e sono riuscito a scrivere quel racconto lì, che peraltro racconta un'esperienza straniante del lockdown. Poi e il romanzo, quindi, ho cominciato a scriverlo dopo, quando le cose si sono normalizzate. E inevitabilmente, diciamo, ho sentito un impulso ad andare indietro. Quanto alla fatica e alla difficoltà emotiva dello scrivere, io devo dire che con la scrittura non ho un rapporto facile, non sono un Mozart della scrittura. Per me scrivere è una fatica terribile. Io scrivo, poi stampo, poi correggo, poi ristampo, poi cioè le pagine sono veramente faticose, sudate. E anche perché ho un approccio con la scrittura, questo l'ho detto tante volte, diciamo con qualche eccezione di qualche romanzo come le spy story, in cui ho dovuto fare delle scalette. Io in genere non procedo per scalette, ho un soggetto in testa e quando mi metto al computer lascio andare, insomma, e quindi è sempre un po' un rischio. Certo.
Ma tra l'altro diciamo che quest'anno hai avuto l'occasione di raccontare due momenti drammatici nel tuo romanzo Dove crollano i sogni, che è una tragedia, diciamo, nostra, no? Genovese, con il crollo del Ponte Morandi del 2018, e questa pandemia mondiale, diciamo, che ti ha dato l'opportunità, è una brutta parola perché sembra una cosa positiva, però ti ha messo nella condizione di scrivere. Quindi un disastro come quello del crollo del ponte e la pandemia a livello mondiale ti ha dato lo spunto per questi due nuovi romanzi. So oggi, e ti conosco da un po' e quindi mi fa piacere apprendere cose nuove tue, della tua fatica a scrivere. Io non pensavo, perché leggendoti devo dire che la cosa che direi di te è esattamente il contrario. Scrive con una facilità, e quando ti immagino a casa a scrivere mi immagino davvero uno concentrato tutto il giorno che non sbaglia quasi mai. Quindi è incredibile pensare che invece sia così faticoso il mestiere dello scrittore per Bruno Morchi. C'è da dire che se fa così tanta fatica e i risultati sono questi, speriamo che ti stancherai ancora di più. E allora ti chiedo, ci hai detto all'inizio che stai cominciando a... Ma io non posso non chiederti di Baci Pagano. E allora dico, hai già una prossima storia legata a Baci Pagano? No. No. Ma come no? Mi sembrava di sentire nell'aria un coinvolgimento di un'altra persona. Ho una storia. No, ho un'idea di come potrebbe evolvere. Hai ragione, mi sono espressa male. Sì, perché sapete che adesso in questo romanzo vedrete che Giulia chiede a Baci, che all'inizio pensa che scherzi, invece non scherza affatto, di associarsi all'agenzia investigativa. Volevo arrivare lì. E poi successivamente è chiaro che lui ha una sorta di impegno morale con il giovane Essam, con il fidanzato di Aglaia, della figlia, il quale è fin da quando era ragazzino che vuole fare il detective, ora si è pure laureato in giurisprudenza, e quindi con entrambi, quindi potrebbe diventare un trio. Questo sì, questa è un'idea che ho, però non ho una indagine in testa. No, certo, anche perché stai scrivendo un altro romanzo e quindi sì, completamente diverso. Allora io direi che non ho idea di che ore siano, ma secondo me un'ultima lettura ci può stare. Fu allora che avvertì una sensazione di capogiro seguita da una leggera nausea. Cominciavo a realizzare che in questa folle indagine stavo facendo i conti con una quarantena ben più definitiva di quella della pandemia. Perché quei bar, quei locali erano chiusi da anni e l'odore di birra e fumo che vi si respirava, il frastuono di voci che vi riempiva come una musica familiare che ci aveva fatti sentire a casa, non li avrei sentiti mai più. Giavotto, la Madeleine, la Polena, le tre finestre, la birreria Tirolo all'Annunziata, erano solo un ricordo e i loro proprietari erano morti e anche i reduci che avrei voluto interrogare non avevano niente da dire perché non c'erano più o erano finiti in qualche discarica della storia. Fantasmi che esistevano solo nella mia mente, abitanti di una città che fluttuava solo nella mia memoria. A cominciare dal povero Ardigò, ucciso 10 anni prima della cirrosi epatica senza che fossimo mai riusciti a chiarire i rispettivi punti di vista. E anche Chacaluga, il cronista del secolo, che conosceva ogni dettaglio della storia delle Brigate Rosse. E Marina cos'era, se non uno sbiadito ectoplasma che l'entusiasmo giovanile della figlia avrebbe voluto rianimare attraverso l'immagine di una fotografia sullo schermo bianco della sua memoria? Questa non è un'indagine, ho pensato, è una riesumazione. E per arrivare alla verità ci vorrebbe non un investigatore privato, ma un esperto in sedute spiritiche, un medium capace di far parlare i defunti. Non so se l'aveva fatto apposta, ma quel gondone di Bortoli era riuscito a trascinarmi con sé in un territorio dominato dal buio e dal silenzio.
Il regno delle ombre raccontato da Omero e Dante, dove i corpi non hanno consistenze, non si lasciano toccare, abbracciare, né prendere a sberle. Forse aveva architettato la sua vendetta per il disprezzo che gli avevo sempre dimostrato, o forse intendeva essere lui a dettare le condizioni dopo aver subito le mie per salvarsi il culo, o semplicemente voleva che vestissi i suoi panni, quelli di un uomo che non si piaceva, ma che non era mai riuscito a cambiare. Qualunque fosse il suo intento, una cosa era sicura: c'era riuscito. E se non fosse stato per la voce di Lara, che aveva il potere di richiamare in vita la ragazza conosciuta a Cuba mentre tagliavamo canne da zucchero per la rivoluzione, avrei sicuramente dato forfè. Allora, anche qui direi che ogni lettura, davvero, ogni brano è affascinante, ha un suo modo meraviglioso di esprimere dei concetti, e soprattutto riporta a locali e a persone che non ci sono più. E allora io ti chiedo come è stato anche parlare di questi luoghi, di queste persone. Magari qualcuna l'hai anche conosciuta, o magari hai avuto modo di parlarne e di parlare con loro. E quindi la mia ultima domanda è questa. Beh, è un pezzo di storia dell'Italia e della città che io ho vissuto e ho attraversato, perché io ho frequentato la facoltà di lettere negli anni tra il 74 e il 79, quindi insomma sono stati anni cruciali da quel punto di vista. Stavo andando all'università a lezione, erano le 2 del pomeriggio, facendo via Balbi, quando mi sono trovato davanti a un assembramento che era dovuto al fatto che era appena stato ucciso il procuratore capo della Repubblica Coco con la sua scorta. Quindi quello è stato l'episodio forse più forte, però poi ce ne sono stati anche altri. Quindi ho conosciuto Guido Rossa, è stato un periodo molto... Che ho vissuto anche con molta angoscia, devo dire che quando passavo davanti a Balbi per un certo periodo io provavo proprio dei sentimenti, anche un po' di ansia. Per cui sì, è un mondo che ho conosciuto nel bene e nel male, perché poi con alcune di queste persone ho avuto dei rapporti di amicizia, alcuni li ho sviluppati allora, alcuni poi li ho sviluppati in seguito e perdurano, qualcuno non c'è più. Questa amarezza che Bacci racconta nel rievocare un periodo appunto segnato da un lockdown, come dice, ben più definitivo di quello della pandemia, perché appunto è un passato che non ritornerà, mi appartiene sicuramente, fa parte della mia esperienza di vita. Intervengo un attimo con la voce, classica voce fuori campo di chi riprende. Volevo fare una domanda a Bruno. Secondo te, una domanda un po' provocatoria anche, intendila un po' come vuoi, la Genova in cui si muove Bacci Pagano dal suo primo romanzo è migliorata o è peggiorata? È peggiorata perché è invecchiata, secondo me, fondamentalmente perché è invecchiata, e l'invecchiamento è un problema drammatico, che noi che noi stiamo sottovalutando, ma non ci rendiamo conto che questa è una città che per molti aspetti sta morendo, e che se non riesce a ritrovare un bandolo per rivitalizzarsi e quindi anche abbassare un pochino la media dell'età della popolazione, va incontro a un futuro sicuramente poco lusinghiero, no? Perché anche l'idea di fare dei grandi investimenti per dei cambiamenti, o di aspettare che arrivino dei grandi investimenti da fuori per dei cambiamenti in una città
che sta diventando un mezzo ospizio, insomma, è un problema, insomma. Quindi per me è peggiorato. Poi ci sono degli aspetti positivi che vanno considerati. Sicuramente meno inquinamento, sicuramente come dire, una maggiore attenzione e anche sensibilità a quello che succede anche nel cortile di casa e fuori dal portone, non soltanto nel proprio appartamento, cioè sta maturando un po' l'idea, la coscienza da parte della gente che, insomma, non è che la tua responsabilità finisce sulla porta di casa. Quindi rispetto all'ambiente, rispetto anche alla cura, se vogliamo, della città, dei beni pubblici, io credo che sia maturata da questo punto di vista una sensibilità, però nel complesso la città di 20 anni fa era molto più vitale. Bene, direi che abbiamo finito. È stato molto bello, nonostante chiaramente il fatto di non avere voi davanti con eventuali domande vostre o anche soltanto vedere i vostri sorrisi durante le letture, durante le risposte alle domande a Bruno Morchio. Diciamo che è stata comunque una bellissima presentazione. Io ringrazio la Feltrinelli che ci ha ospitato. Seppure a distanza, quindi adesso ci rimettiamo le mascherine. Ringrazio il nostro meraviglioso regista che credo che abbia dei crampi, Massimo Villa, che era anche la voce fuori campo, e speriamo di incontrarci presto. Nel frattempo, mi raccomando, mascherina e attenzione. Grazie, buona serata a tutti. Grazie, grazie Massimo, grazie alla Feltrinelli, grazie Lucia Grazie a te. e a presto.